diciamo forse fra i più impegnati dopo lo sbarco di Anzio nella lotta partigiana, e hanno dato anche molti caduti. I ragazzi devono sapere che questi uomini, queste donne che combattevano, che si erano schierati contro i fascisti e i nazisti, erano stati mossi non da un interesse personale, ma proprio da una ribellione interiore verso il fascismo e verso il nazismo, per quello che significavano, che avevano significato la dittatura fascista, per quello che erano stati gli ideali che questi avevano imposto dopo la presa del potere in Germania e in Italia. Ora, queste due, le motivazioni della lotta partigiana vengono fuori da un volontariato che lo dice bene Calamandrei quando dice: volontari ci unimmo per dignità, non per odio, per riscattare all'Italia l'onore. Ed è vero, perché il fascismo aveva disonorato l'Italia con tutte le guerre che aveva fatto, con le ferite in Abissinia, con la guerra di Spagna quando a Guernica avevano ucciso più di 1000 bambini, quando dopo Guernica e dopo la Spagna avevano fatto l'invasione dell'Albania, quando la Germania comincia la grande avventura guerrisca con l'aggressione prima all'Austria, che i ragazzi devono sapere che con il consenso delle democrazie francese, inglese, avevano occupato l'Austria, avevano occupato poi anche, dopo Monaco, anche la Cecoslovacchia, e marciavano verso est. Quindi la presa della Polonia era imminente, era nell'aria, si sapeva, e avevano cercato proprio stesse democrazie occidentali di spingere le mire espansionistiche di Hitler verso est per levarsi di torno il pericolo che potesse aggredire la Francia. È chiaro, i ragazzi devono avere chiaro questo. Di fronte a questa volontà di espansione della Germania, che con degli slogan che sono gli slogan più tremendi, quelli che dicono che Dio era con loro, che le ragioni della resistenza in Italia vengono fuori da una indignazione, da un ripudio del fascismo proprio che è cresciuto dentro l'animo della gente. Perché c'è stato un momento anche di consenso verso Mussolini e verso le sue avventure, perché aveva promesso l'ordine, aveva promesso la grandezza dell'Italia, aveva identificato il fascismo con la patria, per cui la gente credeva che non essere fascista significava non essere italiani, e questa confusione nella testa dei giovani ha portato tanti giovani a battersi con eroismo, con entusiasmo per il fascismo in Abissinia, in Spagna. Noi non rinneghiamo quelle morti, anzi diciamo: poveri ragazzi, hanno combattuto per una causa sbagliata, ingannati, sono stati i primi ingannati da Mussolini. E vedete, la cosa strana, e voglio che ci spaziate solo una riflessione, che è proprio quella gioventù littoria che Mussolini si era cresciuta con quegli slogan: se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, meglio un giorno da leoni che 100 da pecora, e tutti slogan assurdi per esaltare i giovani al combattimento, la premilitare, il fuciletto. E poi dopo questa gioventù littoria dove è finita? È finita sulle montagne a fare i partigiani. Perché si è rivoltata, perché quando li hanno chiamati in guerra, li hanno chiamati per aggredire la Grecia, stroncheremo le reni alla Grecia, e poi che cosa hanno fatto in Grecia? Erano andati là, nella neve, avevano detto che era una guerra lampo, in 3 giorni avrebbero conquistato tutto, invece le scarpe si disfacevano nella neve, e i greci difendevano bene la loro patria, li hanno ricacciati indietro, e la guerra di 3 giorni è diventata una guerra di mesi, e sono tornati centinaia e centinaia di giovani con i piedi congelati. E quei giovani cosa volevano pensare? Ma chi ci ha dato queste armi? Loro andavano col fuciletto 91, quello della guerra 14-18, e gli altri avevano ancora armi più moderne. E la guerra è stata fatta, avevano detto che noi avevamo 9 milioni di baionette, ma non si fa con le baionette la guerra moderna. Quindi Mussolini aveva ingannato il popolo. E poi il popolo italiano non voleva la guerra. Perché doveva fare la guerra? Perché doveva aggredire dei popoli che non gli avevano fatto niente? Non c'era motivo, non c'era ragione di aggredire popoli che vivevano la loro storia, le loro tradizioni nei loro confini. Quindi la prima condanna è venuta nell'animo della gente. C'è stato come un rovesciamento delle coscienze.
la gente ha sentito che bisognava ripudiare questa guerra, e quando ci fu il bombardamento a San Lorenzo, la prima manifestazione più grande fu fatta intorno al Papa, e la gente gridava pace, pace, cioè voleva la pace. E infatti non ci andò Mussolini a vedere il primo bombardamento di San Lorenzo, non è andato nessun gerarca, perché furono fischiati quei pochi che andarono a San Lorenzo dopo il bombardamento, dove pare, non si sa mai, non si è mai saputo il numero dei morti, ma sono più di migliaia di morti che sono sotto le macerie di quel quartiere di Roma.